Le Mans credo che sia la cattedrale dell'automobilismo internazionale. La vittoria di Le Mans credo che sia stata una delle più importanti, perché considero Le Mans forse la gara più importante dell'intero circuito mondiale, perché a Le Mans c'erano tutti i più grandi personaggi dell'economia, si incontrava il re Baldovino, Ranieri di Monaco, l'avvocato Agnelli, i rappresentanti delle maison di moda, Christian Dior, con le sue modelle che facevano le fotografie. Quindi insomma c'era un contesto straordinario con questa tribuna di 200.000 spettatori davanti ai box. Quindi insomma poi c'era tutto il mondo anche dello sport, dalla Porsche alla Ferrari, all'Alfa Romeo, alla Matra, alle Ford, che hanno impiegato diversi anni per battere la Ferrari. Insomma era una corsa veramente completa e straordinaria, bellissima. La corsa che io ho preferito, che preferisco, perché quando parlano di me parlo sempre del pilota della Targa Florio, e in effetti insomma non mi dispiace questa attribuzione, però la Targa Florio era una sofferenza, finivi la gara con le mani spaccate, invece Le Mans era proprio l'esaltazione della velocità.